Stefano Calderoni, presidente CIE Agricoltori Italiani Ferrara. Le chiediamo, presidente, quali sono i settori agricoli che accusano in questo momento di emergenza, no? Chiuse tutte le aziende, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura ferrarese. Ma innanzitutto ci tengo a dire che l'agricoltura non si ferma, questo è il primo messaggio che dobbiamo dare. Gli agricoltori continuano, nonostante il dramma che il nostro paese sta vivendo, a lavorare quotidianamente per riuscire a garantire prodotti freschi di qualità sulle tavole degli italiani. Ovviamente il primo messaggio che noi diamo è innanzitutto consumate italiano, quindi quando andrete al supermercato, che sono ancora aperti, scegliete i prodotti italiani, perché questo è un modo anche per garantire ai nostri agricoltori un reddito ed una continuità dal punto di vista lavorativo. I settori che sono maggiormente in crisi ovviamente sono il settore dell'agriturismo, le cancellazioni sono state prenotate e ovviamente avremo un effetto domino anche per i mesi successivi. Appena questa emergenza, ci auguriamo presto, sarà terminata, è chiaro che ci sarà un lasso di tempo di profonda diffidenza anche da parte dei turisti stranieri. Quindi in realtà i danni del coronavirus per quanto riguarda il settore turistico rischiano e noi di avere la coda molto lunga. Ma ci sono altri settori che stanno pagando ovviamente uno scotto molto importante, che sono ovviamente quelli della floricoltura. Noi abbiamo aziende anche nella nostra provincia che hanno milioni di piante che non riescono ad essere vendute. La primavera è storicamente il periodo in cui siamo abituati a rifare i nostri giardini, a rimettere i fiori sui terrazzi. Tutto questo oggi non è più possibile perché è un settore bloccato. Chiaramente sono ancora garantite le consegne a domicilio, ma questo non è sufficiente per tenere in vita un settore che oggi rischia davvero di vedere momenti particolarmente bui. E poi abbiamo il settore della zootecnia da latte, ecco, quindi purtroppo con la chiusura dei bar e tutto del settore Horeca, quindi della ristorazione, questo è un settore che è stato profondamente colpito. E ahinoi abbiamo un grande problema legato alla manodopera, perché la chiusura delle frontiere ha determinato il fatto che migliaia di lavoratori che venivano dall'Europa dell'Est nel periodo della raccolta, nei prossimi giorni inizieremo a raccogliere le fragole, gli asparagi. Nel mese di maggio le albicocche e le drupacee, insomma le prime drupacee, quindi l'assenza anche di lavoratori stagionali rischia di mettere queste aziende in serissima difficoltà e compromettere anche parzialmente le forniture di alcune merci e di alcuni prodotti che in questo momento, ripeto, hanno bisogno di una fortissima dotazione di manodopera proprio nelle campagne. Quindi servono anche i DPI. Noi abbiamo anche bisogno che vengano fornite queste fantomatiche mascherine che tutti stanno cercando. Certamente è importantissimo che vengano date agli ospedali, certamente è importantissimo che vengano date alle fabbriche, ma servono anche noi in agricoltura per riuscire a garantire la sicurezza del lavoro dei nostri operai che in questi mesi, in queste settimane, in queste ore continuano a lavorare nei campi. A chi pensa che ci possa essere qualche allarme nei prossimi giorni per la mancanza, ad esempio, di derrate alimentari, lei che cosa risponde? Allora, il decreto è molto chiaro, nel senso che il trasporto delle merci è garantito, di qualsiasi tipo di merci, senza alcuna forma di limitazione. Noi abbiamo bisogno però di avere, diciamo, la benzina nel motore, ecco, perché è evidente che noi abbiamo perso come aziende agricole tutto il canale Horeca, come dicevo prima, quindi tutto il mondo della ristorazione. Ci potrebbero essere alcune aziende che decidono di non raccogliere perché alla fine i costi rischiano di essere più dei guadagni. Quindi l'invito che noi facciamo, ripeto, di sostenere le nostre aziende agricole, di scegliere all'interno dei negozi che sono rimasti aperti, che sono negozi alimentari, i prodotti italiani, è un elemento di garanzia in più. Più sosteniamo le aziende agricole, più queste aziende riusciranno a garantire nei prossimi mesi i prodotti necessari, ovviamente di prima necessità. Questo credo che sia un aspetto per noi fondamentale. Sono certo che bisognerà avere pazienza, perché magari qualche fornitura arriverà in ritardo, ma ripeto, insomma, gli agricoltori, il messaggio che vogliamo dare è che gli agricoltori continuano a lavorare, insomma, non si sono mai fermati. Ovviamente seguono tutti i protocolli che la Regione Emilia-Romagna e il governo ha dato, però insomma il nostro lavoro non si ferma e non si fermerà neanche se ci saranno provvedimenti più restrittivi. Insomma, il cibo sulle tavole degli italiani deve comunque arrivare perché senza di quello evidentemente insomma non riusciremo ad andare avanti. In quest'era è uscito anche un comunicato vostro che mette un po' accende i riflettori su un'altra questione, che è quella legata all'inquinamento atmosferico, che naturalmente in questi giorni di chiusura, diciamo così, della maxi area della pianura padana, nota che manca, c'è l'assenza dei livelli di PM10. Che cosa volete sottolineare?
Beh, certamente non è questo il momento delle polemiche. Non è nostra intenzione, ovviamente, affrontare temi che dovranno essere valutati anche successivamente, una volta che è finita l'emergenza. Però i dati e i monitoraggi di ARPA e dei satelliti, anche che in un qualche modo rilevano la presenza di polveri sottili nell'ambiente, ci dicono una cosa molto chiara. I dati di ARPA, ad esempio, sulle rilevazioni del 15 di marzo, ci dicono che dopo tanto tempo l'area più inquinata, del nostro paese, quindi appunto la pianura padana, ha il semaforo verde. Quindi significa che la qualità dell'aria è una qualità buona o addirittura ottima. Noi purtroppo per molti anni siamo stati additati come uno dei soggetti maggiormente responsabili dell'inquinamento atmosferico del pianeta. Ecco, questa è la dimostrazione, dato che noi siamo una delle poche attività produttive che ha continuato a lavorare, ad operare senza soluzione di continuità. È evidente che questo dimostra due fatti: uno, che probabilmente quelle tesi erano tesi infondate; due, che l'agricoltura italiana è un'agricoltura profondamente sostenibile, che ha grande rispetto dell'ambiente, e quindi anche le misurazioni di queste settimane lo testimoniano. Insomma, quindi noi continueremo a lavorare perché è necessario farlo, ma una volta in più ricordiamo che non solo l'agricoltura italiana è un bene prezioso, ma soprattutto un'agricoltura di grande qualità che rispetta l'ambiente. E i dati che in un qualche modo in queste settimane noi stiamo rilevando testimoniano con forza questo aspetto. È un'attività imprescindibile, senza la quale non potremmo vivere, ma soprattutto un'attività profondamente sostenibile che rispetta l'ambiente e il territorio in cui opera.